Ekma 2015, ci siamo. Andiamo a prendere Vito Panino all'ingresso est. Vabbè, lui è già entrato, starà guardando qualcosa. Io devo ancora fare il biglietto, però. Ci vediamo dentro. Siamo arrivati, Vito, saluta. Buongiorno. Buongiorno. Vito ha paura del freddo, ha detto che fa troppo freddo. Fa troppo freddo. Al nord fa troppo freddo. Però c'è il sole. Cioè, fuori c'è il sole. Fuori c'è il sole. No, ma dai, Carlo. Ehi, non cadere. Vai. Questa è più importante. Sta la scambio qua. Italiano. Molto Italia. Allora, a me c'è ginger, olio, filtro aria sportivo, candele nuove, pasticche posteriori nuove. E la Infenia Margherita ce l'ha? No, normale. Vabbè. No, quello originale, però c'è il doppio disco avanti. Li monterà. Alla scambio ho preso un po' di gadget l'altra volta, ho preso il braccialetto, l'adesivo, che siamo fuori. Questo qua c'è la polizia di Paris.
le magne. Buon appetito. Paura il manichino. Sotto casco? No, ma c'è il coso. Allora lui c'è il carbone, si è riscaldato. Ma non ci sono messo sul fare. Poi ti ho tolto la mano, eh! Cazzo! Tu tranquillo, l'hai messo. Ah, sai quando abbiamo messo? La malossa. Da questo fatto? Prendendo tutto qua. Il composito, super. Ah, la Vespa. Saluta. Grazie. Padiglione 9, stiamo aspettando Vito che sta per arrivare. Abbiamo visto quasi tutto, ci manca questo padiglione, l'11. Nulla. E poi andiamo a vedere un po' le piste, le prove delle moto. Yeah.
Vito, ti vuoi salutare? Ciao a tutti. Ah, a tutti. A tutti. Generale. Abbiamo appena visto la Kawasaki. E la, il serbatoio della Z800 non piace. È meglio la Ducati, ehi, non calma, si batte. Qui siamo un Monster 1002 e uno scrambler giusto per andare a fare il giro in paese. Poi il contrario. Il giro in paese con il Monster e lo scrambler. Scrambler facciamo la piacere. La gita sulla pianura. Un'occhiata. Saluta. 4 giorni davvero l'anima adrenalinica del Motolive. Anche Riccio ha rischiato di andare al paddock insieme ai Dabut. Stavo per fare un frontale con un Dabut. Sto imprenditore, sempre al telefono l'imprenditore, affari, commenta lei dell'esperienza. Il prossimo anno siamo di nuovo qui in moto, fa un po' freddo, vediamo lo stesso. Vabbè, e adesso ce ne andiamo a casa. Sì, a mezzanotte siamo a Crispiano. Vai. Perfetto, siamo in macchina, pronti per partire. Grande Ekma, bella giornata. E adesso ci andiamo a riposare.